Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Peluso Internews. Finalmente puntata fatta a casa in rientro purtroppo dal mare. Gli argomenti che affronteremo oggi riguardano Malcolm, Cancelo, Bebiani, Darmian e Rafinha. Malcolm. Attualmente la trattativa Malcolm è in una fase di stallo che gioverebbe però la società nerazzurra. Ausilio sta intavolando una trattativa per circa 7 milioni con diritto di riscatto entro il 30 giugno 2019 per una cifra pari a 30 milioni, facendo leva sul sì e sulla volontà del giocatore di venire nella società Inter. Ovviamente questa fase di stallo servirà al Bordeaux per pensare bene su cosa fare, se tenere o meno il giocatore, però non avrebbe senso tenere un giocatore scontento in squadra. E quindi, in teoria, dovrebbero accettare le clausole della società nerazzurra. Cancelo. Ormai definitivo l'addio di Cancelo all'Inter. Mercoledì affronterà le prime visite mediche nella società Juventus. Bebiani. Reduce dall'esperienza allo Sparta Praga, ritorna a Milano. Solo che per Bebiani non c'è posto nella società nerazzurra. Attualmente il Bologna sembrerebbe averlo adocchiato. Darmian. Sembrava essere fatta per Darmian alla Juventus, ma con l'arrivo di Cancelo il giocatore italiano è passato in secondo piano. Su Darmian ritroviamo un Manchester che offre 20 milioni, ma chi lo sa, magari l'Inter potrebbe offrirne qualcosa di più, o addirittura inserendo qualcuno in trattativa, portarlo nerazzurro? Rafinha. Come ben sapete, io ho un debole per Rafinha, ma insieme a me moltissimi tifosi nerazzurri. Solo che con l'arrivo di Nainggolan, la trattativa Rafinha sembrerebbe essere attualmente in stand-by. Infatti subentrano altri nomi per il centrocampo nerazzurro, tra i quali ritroviamo Dembélé e William Carvalho. Inoltre, la società Inter sembra essere attiva anche sulla questione cessioni per Gagliardini, Vecino e Borja Valero, anche perché servirebbero dei soldi in cassa. Ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo domani con un'altra puntata di Peluso Internews. Un bacione a tutti!